Del mio ultimo vero viaggio in due non conservo un ricordo sereno. Forse non ho osato ammettere quanto questo vissuto mi avesse condizionata fino al momento in cui mi sono trovata di fronte alla possibilità di vivere nuovamente questa esperienza. La verità è che non è stato facile, perché mi sono dovuta scontrare contro certe convinzioni che avevo nella testa, certe paure che ormai avevano gettato radici profonde. Fare pulizia in quello che è stato, mi sono resa conto, non è così immediato e richiede uno sforzo che no, non può essere gestito a questa velocità. Perché quando meno te l'aspetti che le cose latenti tornano a galla, con tutto il loro fastidioso ingombro, e tu devi mostrarti abbastanza coraggiosa da volerle risolvere sforzo dopo sforzo. Così ho detto di sì alla proposta di un'avventura in due su due ruote. Ho messo da parte tutte le obiezioni, che altro non erano che il frutto di una paura che inconsciamente mascheravo come senso di responsabilità. Ho detto di sì e siamo partiti. Ehi Google! Guardami in Spagna. Wow. Come 16 ore? Later. Paolo, dov'è che siamo? A Genesuite-les-Ponts. No, siamo quasi a Avignon. Avignon, Pont de Pont. Avignon. Cazzo Paolo. Ciao! Buongiorno! Buongiorno! Buongiornissimo! Oh, guarda che bel panorama! E quindi dopo un trasferimento tattico in furgone per lasciarci alle spalle i tanti chilometri che con la CRF sarebbero stati un po' difficoltosi, siamo arrivati a Barcellona. No, niente tour di Barcellona per noi all'inizio del viaggio, abbiamo puntato direttamente verso nord con l'obiettivo di raggiungere il prima possibile Bardenas Reales. Ops! Paolino! Com'è? Tutto innevato? Mannaggia. Ah, ovviamente, se te lo stai chiedendo, quella di attraversare i Pirenei d'inverno effettivamente non è stata un'idea grandiosa. Tanto rispettare le tradizioni, questa famiglia l'anno scorso Natale ero malata io, a Capodanno è ammalato lui. E buon anno. Buon anno a tutti! Yeah! Abbiamo trovato anche un posto tipico, oggi ci trattiamo bene, decisamente. Niente fornellino. Calamari! Per favore, no! Ah, e nel frattempo, ovviamente, mi sono ammalata anche io. Così siamo risaliti in sella e abbiamo guidato a sprombattuto verso Valencia.
e poi sempre più a sud. Dove siamo, Secco? Dispersi. Cosa succede, Paolino? Allora, io avevo prenotato un albergue per stasera. 10 minuti che sono qua fermo. Perché qua ci tutto siamo chiuso. Solo noi. Qua è tutto. It's all closed. Io ho freddo, mi scappa la pipì. Io devo far da mangiare. Devo farmi la doccia. Ho freddo. Dov'è? Dov'è? Sono 8 gradi. Dov'è sto qua? Oh! Chef Seco, Mandy riesce sempre a tirare fuori una cenetta da urlo anche nelle cucine degli alberghi. Proprio così, di fortuna, con le stufine, così, oggi va all'avventura. Yeah.